Ragazzuoli, bentornati nel classico video in macchina che vi fa capire che è un periodo troppo pieno per me e che non ho assolutamente tempo di registrare questo video come si deve, per il quale vi chiedo veramente scusa, ragazzi. Vi chiedo scusa per il modo in cui lo sto realizzando e per le modalità e il tempo, però purtroppo il tempo stringe, le novità sono tante, gli impegni molti di più, come sapete sto anche cambiando casa, insomma ci sono un po' di robe in ballo. Ora, il 12 esce Timeless e tutti siamo straipati per Timeless, tutti non vediamo l'ora, tutti stiamo già pensando a che mega formato potrebbe diventare. Benissimo, tuttavia in questo mega super hype che ha coinvolto parecchia parte della community, non bisogna dimenticarsi che il 12 però c'è dell'altro, e cioè esce Khan of Tarkir sulla piattaforma. E Khan of Tarkir, ricordo, sarà legale in Pioneer, Historic e nel Neo Timeless. Ora, per quanto le Fetchland fossero il cuore centrale, 5 Fetchland su 10, fossero il cuore centrale di Khan of Tarkir e di questa uscita, per quanto riguarda soprattutto Historic, esse saranno bannate, come avevamo preventivato. Chiunque avesse un minimo di lettura del formato sapeva già che sarebbero state bannate, non si è illuso su questa cosa, ma in questo video dobbiamo ragionare però su un'altra questione, ovvero che c'è tutta un'espansione che diventerà legale in Pioneer e Historic. Quindi non ci possiamo soffermare ora sul fatto che arriverà Timeless, che non ci saranno le fetch in Historic, no, dobbiamo darci da fare per ragionare anche sui formati che già abbiamo e sulle carte che vi stanno per entrare. In modo particolare, ragazzi, se devo ragionare sulle carte che arriveranno con Khan of Tarkir, è scontatissimo che in questo video parleremo delle carte più forti con Delve, ma ci sono anche delle altre piccole chicchette che non voglio che vadano perse nell'etere, soprattutto se siete nuovi giocatori e non avete avuto la possibilità di giocare con Khan of Tarkir in cartaceo. Ora, la prima carta di cui voglio parlarvi è senza dubbio Jeskai Ascendancy. Mamma mia, che carta incredibile Jeskai Ascendancy. Jeskai Ascendancy potrebbe, in questo Historic che possiamo definire molto scomboso, visto che non sono stati toccati incredibilmente i Discover Deck, beh, Jeskai Ascendancy potremmo definirla come un'ottima carta o un ottimo motore da combo. Però è un motore, diciamo così, old school, in che senso? Che prima di tutto lei non vince da sola, e ormai con l'avvento di Discover abbiamo visto che probabilmente Wizard of the Coast dovrà stare molto attenta a stampare in futuro meccaniche e carte che attraverso una singola attivazione o un singolo trigger, un singolo ETB, facciano combo da sole, tra virgolette. Quindi Jeskai Ascendancy, vecchio motore di combo old style, incantesimo, tricolore, nei colori specifici Jeskai, che ogni qualvolta tu lanci una non creatura fa cose. E che cosa fa? Non solo stappa e potenzia le tue creature, ma ti fa anche fare pesco scarto. È un ottimo motore, è un pezzo che potrebbe anche, diciamo, giocare alla Song of Creation combo, visto che teoricamente fa meglio di Song of Creation, anche se ha quello scarto che non è migliore rispetto all'altro incantesimo a 4. Però la tipologia di scombata è sempre quella, quindi io mi aspetto che troverà abbastanza gioco in Historic. Non so dirvi se sarà un mazzo meta quella che lo userà, non credo sinceramente, però sicuramente questa è una carta da tenere sott'occhio, anche perché è già stata giocata in multiformato e mi aspetto che anche in Historic dica la sua. In Pioneer non credo, perché in cartaceo esiste già e non si è quasi mai fatta vedere, quindi presumo che se dovrà essere presente in un combo forte in qualche formato, se dovrà funzionare in qualche formato, quello sarà ovviamente Historic. Poi Deflecting Palm, una delle mie carte preferite, l'ho giocata tantissimo questa carta nel mio Naya Barn da Modern al tempo. È una delle mie carte preferite, ragazzi, perché questa è incredibile, è veramente incredibile. È una difesa che allo stesso tempo aggredisce spesso e volentieri in modo letale. Perché? Perché Deflecting Palm dice che la prossima volta che una fonte sta per infliggerti danno, previeni quel danno e infliggi un uguale danno al controllore di quella fonte. Attenzione, non funziona con le stormate, cioè nelle stormate se ti fanno 3 più 3 più 3 più 3 più 3 voi prevenite solo la prima, ok? Quindi se il totale delle stormate è 12 danni, voi prevenite 3 danni e 9 li subite, ok? Quindi per i nuovi giocatori è meglio saperla questa cosa qua. Cosa succede però? Succede che Deflecting Palm, zitto zitto,
È un istantaneo molto molto forte, perché nei colori specifici Boros e a due mana spesso e volentieri non solo è la win condition extra di un mazzo che si ritrova da adesso un mazzo spare con troppi aggressori dall'altra parte, motivo per il quale spesso e volentieri si necessita di una carta del genere, ma è anche una carta scusate il colpo di tosse, sto dicendo, è anche una carta che ti permette di pareggiare le partite, perché ci sono delle situazioni particolari in cui si va in pareggio con Deflecting Palm. Ora, descriverne una in modo preciso con le regole nuove di Magic è molto difficile, però a me è già capitato che un judge in cartaceo mi desse pareggio perché io ho prevenuto i danni di Deflecting Palm in un certo modo durante la combat, ero contro un Death Shadow e cosa è successo? Io ho erano due Death Shadow che mi stavano attaccando ed entrambe mi avrebbero mandato sotto zero, ok? Perché tipo stavo a 6 e loro hanno dei 12-12 e dall'altra parte Oppo stava a 10. Io ho prevenuto un danno di una delle due Death Shadow, i danni sono entrati sia a me che al mio Oppo in contemporanea, perché quelli prevenuti hanno fatto danno a lui, quelli non prevenuti hanno fatto danno a me e siamo morti in contemporanea originando il pareggio. Questo succederà spesso se usate Deflecting Palm anche su Arena nelle situazioni di combat, quindi è bene che lo sappiate. Comunque Deflecting Palm, carta veramente veramente mostruosa, carta con un potenziale sempre sempre più grande. Se poi parliamo di carte con un potenziale sempre sempre più grande, ci sono anche i cari vecchi guantoni, io li ho sempre chiamati così. Sono una carta che ho usato tanto in un Affinity Budget che ho ancora tuttora in cartaceo e fidatevi, potremmo effettivamente giocarle anche nei nostri Boros Affinity e nei nostri mazzi che passano appunto per l'aggressione artefattide. Perché? Perché questi cari vecchi guantoni sono veramente impattanti a livello di aggressione e a livello di power up per quanto riguarda le nostre creature. C'è da dire che questi si usavano prima dell'avvento di All That Glitter e Michiko, quindi non so se varranno ancora la pena, però si possono decisamente provare, anche perché il loro effetto è buono buono buono. Arriviamo poi alle carte con Delve e non posso assolutamente non citare Treasure Cruise di True Time, che sono due carte che fanno un vantaggio fantasmagorico, ognuna a suo modo e ognuna nei propri mazzi. Per farvi un esempio più classico, secondo me vedremo molto spesso Treasure Cruise in mazzi come Fenici, sia in Pioneer che in Historic, mentre di True Time potremmo vederlo anche in situazioni un po' più control, un po' più in cui il vantaggio si fa in late game e serve un po' più di selezione delle carte. Stiamo però molto ben attenti che Treasure Cruise è stata abusata anche in Barn ai tempi in cui è stata legale per un brevissimo tempo in Modern, e come ho già detto non mi stupirei se uscisse un EZ Barn soprattutto in Historic, in cui Treasure Cruise fa da ricarica per appunto i mazzi che vogliono spararti sul faccione. Detto questo, ovviamente sia Treasure Cruise che Dig Through Time saranno anche molto molto forti in Timeless, quindi teniamoli ben sott'occhio, anche perché in Timeless, ripeto, ci sono le fetch. E io ringrazio ancora Wizard of the Coast per aver avuto un minimo di attenzione nel tenere distante in Historic la presenza delle fetchland, tra l'altro solo delle 5 fetchland di Khan of Tarkir e appunto delle carte con Delve, perché effettivamente sarebbero potute essere una combinazione un po' troppo forte. Detto questo, abbiamo anche Mantis Rider. Mantis Rider, ragazzuoli, è umano nei colori Jeskai tipici, 3-3, volare, rapidità e credo anche cautela, ma non ricordo, se non ho davanti alla carta. Comunque volare, rapidità sicuro. E ragazzi, è fortissimo Mantis Rider, è sempre stato forte, si è stragiocato anche in 5C Humans in Modern e sono contento che arrivi sulla piattaforma. Ora non credo che sarà così forte né in Historic né in Pioneer, i tempi sono un po' cambiati. È sempre Mantis Rider però. Abbiamo anche Cavern of Souls, abbiamo varie carte che ci permettono di filtrare il mana per castare le creature di una certa tribe, cioè umani, guerrieri, goblin, elfi, eccetera, eccetera. E questo Mantis Rider quindi non è così pesante da castare a livello di colori di mana. Questo lo favorisce molto come arrivo sulla piattaforma, purtroppo è rara, quindi vi costerà un bel po' come wildcards nell'economia di gioco, ma è una carta assolutamente buona, ragazzi. Io terrei molto molto d'occhio
il caro vecchio Mantis Rider, perché potrebbe essere un ottimo aggressore, quantomeno in Pioneer forse, anche se in effetti non si sta giocando troppo, ma non lo so, forse neanche lì, non lo so. In Historic qualcuno la proverà. Io sono convinto che ci sono i fanatici di Mantis Rider, perché come ci sono stati in Cartaceo, ci saranno sicuramente anche in Historic, sicuramente. Poi qualche altra carta che mi viene in mente della quale parlarvi attualmente, a parte la ristampa del Siege Rhino, che io non sottovaluterei, nel senso che è vero, Siege Rhino alla fin dei conti non è stato troppo giocato in Historic. C'è stato un periodo bellissimo in cui c'era un mio mazzo Abzan in cui Siege Rhino era spettacolare. Purtroppo il meta è cambiato molto velocemente e non si è più potuto giocare. Però peccato, perché Rhino è sempre una creatura imprevedibile, dall'ottimo body e dall'ottima forza, ma soprattutto il fatto che ti ridia anche delle vite quando entra, oltre a farle perdere a Oppo, è stratosferica come cosa, ragazzi. È stratosferica. Menzione onorevole per Sharkan, perché in Khan of Tarkir c'è, o forse in Draghi di Tarkir, no, per Sharkan, sì, c'è in Khan of Tarkir, il drop a 5, c'è Sharkan a 5 mana. Io non credo che troverà gioco, sinceramente, in nessun formato, ma è una menzione onorevole perché, regà, Sharkan e Drago, la gente sa quanto siamo appassionati dei draghi in questo gioco. Sono uscite anche delle carte alchemy molto interessanti ultimamente. Teniamo sott'occhio anche questo Sharkan. Potrebbe trovare spazio in qualche mazzo spicy, eccetera, eccetera. Ovviamente in Historic. In Pioneer non credo proprio. Non credo proprio, assolutamente. Menzione più che onorevole poi aveva fatto a Stubborn Denial. Counter a un mana, che countera una non creatura. A meno che il suo opponente non paghi uno, a costo uno blu. Però cosa succede? È fortissima perché se tu controlli una creatura con forza 4 superiore, si attiva ferocia e attraverso ferocia tu counteri quella spell punto, ok? Quindi è counter spell a un mana per una non creatura. Capite che counterare Anello del Potere o Collected Company a un mana non ci fa esattamente schifo in tutti i formati in cui sarà legale questa carta. E posso dire sinceramente una cosa? Potrebbe essere che la vediamo anche in Timeless, perché c'è molto di meglio in Timeless, ma Uro c'è in Timeless, ragazzi, e Simic sarà molto forte. Chissà se sarà forte anche una versione con Death Shadow di un mazzo in Timeless, perché Stubborn Denial è il counter perfetto per proteggere le proprie ombre o per fare chiusura nel momento giusto in quei mazzi lì. Quindi gran aggiunta per tutti i formati, dall'Historic al Pioneer, sicuramente questa carta. Dunque, secondo me le carte veramente forti nel formato, nell'espansione che sta per uscire per Historic e Pioneer sono queste. Sicuramente me ne sarò dimenticata almeno uno. Tipo, mi ricordo c'è un drop a 1 nero, 2-1, molto carino, ma non so se vedrà gioco, quindi vediamo. Poi ci sarebbe anche Pisellone, che non è una carta veramente forte, ma per il nome che aveva, ragazzi, merita di essere menzionato in questo mini video. Detto questo, Khan of Tarkir è stato uno dei set che mi è piaciuto di più da giocatore cartaceo, quindi GG. Sono contento di vederlo su Arena. Sono contento di poter dire che potrebbe incidere in qualche formato attraverso le Delve Card, sicuramente, e attraverso queste piccole carte chicca che vi ho citato. C'è anche la rana. C'è anche la rana e ci sono i mandrilli che si giocano sia in Pauper che in altri formati, che sono anche loro carte con Delve. E anche loro in qualcosa potrebbero trovare gioco. Secondo me, più che loro, è Become Immense che potrebbe trovare casa in qualche mazzo iperaggressivo che vuole sfruttare la meccanica Delve per menare forte forte con le creature. Basta veramente poco per vincere con Become Immense, quindi teniamo sott'occhio anche questa carta, dai. Ragazzuoli, per sto giro è tutto. Ci sono anche le altre Ascendancy, me le ricordo. Non credo che saranno incisive come la Jeskai. La Jeskai è sempre stata più forte di tutte le altre. Quindi, aspettiamo Khan of Tarkir. Aspettiamolo con esuberanza per tre motivi diversi: Timeless, Fetchland, legali su Arena e nuove meccaniche. Historic, Delve Card e spacca formato anche budget, perché secondo me anche Become Immense potrebbe essere molto interessante insieme a Dig Through Time, insieme a Treasure Cruise.
E per Pioneer vedremo. C'è già in Pioneer le carte, si sa bene o male quali sono quelle forti dell'espansione. Pioneer mi rimane sempre un po' lì, un po' vuoto, un po' fermo, un po' tutto bloccato il caro vecchio Pioneer. Vabbè, speriamo bene. Io vi saluto, vado a lavorare. Un abbraccio a tutti voi. Se vi è piaciuto questo video, e vi chiedo scusa ancora per la sua qualità e per averlo registrato così, ma non posso fare diversamente. Vi si vuole bene, se vi è piaciuto lasciate un like e condividete e alla prossima ragazzi, grazie di solito, scusa un po' l'emozione, la fretta, grazie come al solito veramente di cuore. Ciao!